secondo voi, Paolo? Allora, Palazzo San Giacomo, stiamo seguendo ancora l'avvertenza degli operatori OSA che sono ancora in presidio permanente aspettando un incontro di domani. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Come evolve la situazione? Evolve che venerdì siamo venuti qua con buoni propositi, nel senso che ci aspettavamo da parte delle risposte confortevoli da parte dell'amministrazione, invece è tutt'altro. Cioè, c'è stata fatta una divisione dei 219 operatori, chi ha la terza media, chi ha la laurea, chi ha il diploma. Ci sembra veramente assurdo, dopo che abbiamo dimostrato nel corso di questi 20 mesi tutto il nostro percorso lavorativo, formativo, soprattutto formativo, e tutti e 219 abbiamo tutti quanti la stessa professionalità. Adesso fanno questa distinzione, ma di fatto è che noi non siamo più nelle scuole da giovedì e i nostri bambini già da stamattina hanno iniziato la scuola senza la nostra presenza, che assicuriamo il diritto allo studio. Ecco, una presenza importante, noi lo chiediamo a una delle mamme, ovviamente in rappresentanza, che salutiamo, Paola. Buongiorno. Buongiorno, io sono una mamma di una bambina con disabilità, quindi il comune non si può svegliare la sera per la mattina e togliere questa assistenza specialistica per i nostri bambini. Quindi noi vogliamo, io parlo per me, voglio e pretendo che deve rimanere la solita sostituzione di specializzazione per mia figlia, perché vi parlo di me, mia figlia è stata seguita dalla materna, dall'operatore specializzato, e per l'amor di Dio, nulla a togliere a queste persone. Io da parte mia voglio tenere questo che tiene, perché non è facile, mia figlia è una bambina che ha le sue abitudini e la sera per la mattina non può vedere la figura di un'altra persona, perché non è facile, parlo per me e per tutte le mamme come me. Quindi proteggete i vostri figli, e chi hai dato a averla, ma ci trova a scivo fuoco con mosto facendo scia. Molto chiaro, ovviamente. Noi chiediamo a un'altra mamma se vuole farci una testimonianza, come Paola, anche lei, no? I bambini non hanno un po', non hanno più un punto di riferimento. Sì, in pratica praticamente mi associo a quello che diceva l'altra mamma, anche per noi è fondamentale questa figura, se parlo prettamente di mio figlio, ma penso di fare un po' per tutte le madri. Mio figlio conosce questa assistente da ben 11 anni e sinceramente non si può prendere sempre un lavoro e buttarlo direttamente dove non deve andare, perché a loro non cambia niente, ma a noi cambia, per i nostri figli cambia, sono bambini, sono soggetti che dovrebbero essere tutelati al 1000%, sono soggetti fragili. Mio figlio per esempio non parla neanche, non è verbale, e io devo tenere tanta fiducia di quando accompagno mio figlio a scuola e lasciarlo in mani sicure, ma non perché queste persone non facciano il loro mestiere, oppure a priori io ho dei pregiudizi, però io vi parlo di quello che è. Il dottore vi dice come state, non come stavate. Per il momento io mi vorrei avvalere, se è possibile, delle figure che sono state con mio figlio fino ad adesso. Le altre persone possono andare anche a lavorare, sicuramente si sbroglierà pure per loro la situazione, però quantomeno di restare le loro figure di riferimento che sono state fino ad adesso. Invio, prendino. Molto chiaro, ovviamente, il discorso. Noi chiudiamo con Pina, no? Che ci parla un po' dell'aspetto legale di questa vertenza, veramente, che sembra non avere mai fine, promesse disattese. Com'è la situazione? Allora, la situazione è veramente sconcertante, perché noi ad oggi non sappiamo la reale motivazione per cui questa amministrazione ha deciso di interrompere questo servizio. Non la sappiamo, perché abbiamo dimostrato in più riunioni che tutto ciò che loro asseriscono, ovvero che noi non abbiamo i titoli, l'abbiamo dimostrato, e oggi lo voglio dimostrare anche a tutti voi. Allora, noi partiamo nel lontano 95 come assistenti materiali nelle scuole di Napoli, assecondando proprio l'ex legge 104 del 92 per assicurare il diritto allo studio al bambino con disabilità. Nel 2001, con una nota del MIUR, vengono stabiliti tre segmenti che devono essere presenti nella vita scolastica del bambino con disabilità.
e tra cui l'assistenziato materiale, che viene ben distinto, che deve essere espletato dallo Stato attraverso il personale ATA, e il personale invece fornito dall'ente comunale, assistenza specialistica. Bene, per far fronte a questo nel 2005 la Regione insieme al Comune, con il titolo OSA specialistica, e lo voglio dimostrare perché sono stati anche capaci di dire che questi titoli non erano veri. Allora, l'amministrazione comunale insieme alla Regione hanno partorito questo titolo, assistenza specialistica in ambito scolastico, e a dimostrare tutto questo sono stati poi i nostri contratti futuri, ovvero nel 2008 siamo stati assunti attraverso la Napoli Sociale del Comune, una partecipata del Comune, proprio come assistenza specialistica, quindi ci hanno contrattualizzato in questo modo, con le mansioni di assistenza specialistica. Il tutto nasce nel 2016 nel passaggio con la Napoli Servizi, dove, anche se la delibera 556 citava un passaggio del ramo welfare, veniamo contrattualizzati dall'azienda come assistenti scolastici, che è un nuovo titolo, ma certamente non è quello materiale e certamente non è specialistico. Bene, oggi hanno deciso di sostituirci con altro personale che ha un titolo che si chiama ASACOM, che ha la metà delle nostre ore di formazione. Ma la cosa grave è che vanno ad intervenire sulla giornata del bambino solo per 3 ore al giorno, quando invece noi copriamo l'intero turno del bambino con disabilità presenti nelle scuole. Questa è la nostra denuncia stamattina. Io te la posso girare in PDF se tu...